Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo sesto episodio della serie Marvel Avengers. Nello scorso episodio abbiamo riparato Jarvis e ci siamo allenati nei panni di Iron Man. In questo episodio siamo finalmente pronti ad andare a trovare Tony Stark, che a quanto pare si è rifugiato nella sua abitazione in Nevada. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di partire subito. Ma guarda che bel ponte levatoio! La tipica discrezione di Tony. Dopo di te. Beh dai, casettina piccolina quella di Tony Stark. Però prima dobbiamo potenziarci perché non ho capito per quale motivo non mi ha fatto scegliere. Quindi siamo qua per forza con... Ok, mi si è rampallato il joystick, non so perché. Siamo qui con per forza con Miss Marvel. Quindi devo un attimo potenziarmi perché la missione è a livello 5. C'ho tutte robe a livello 2. È ancora a livello 3 di potenza, ma... Non riesco a credere che stiamo per bussare alla porta di Tony Stark. Sembra che i comandi siano dall'altro lato. Riesci a trovare un modo per arrivarci? Riusciremo. Sfondare quelle rocce, ma... Cosa ho appena fatto? Il bestione verde non è l'ideale per discutere. Giusta osservazione. Ora capisco perché ti piace tanto. È a lui che piace spaccare le cose. Perché no? È divertente. Ok, quindi penso sia per questo che non mi ha fatto prendere Hulk. Allora, qual è la cosa più bella di essere Hulk? Qualcosa dovrà pur piacerti. Oh, cerca di concentrarti sul ponte levatoio. Che vuoi fare? Te ne lì in silenzio per tutto il tempo? Buona idea. Fai come vuoi. Altre rocce? Nessun problema. Quanto si carica? Non saltare, tranquilla. Fatti pure abbandonare alla morte del nuovo. Tutto bene? Sto bene. Riesco a vedere acri dorati. Più o meno. Ottimo. Allora puoi saltare e abbassare il ponte? Ma certo. Ce l'ho fatta. Va bene. Ok. Abbassiamo il ponte. Però ho come l'impressione che in questa missione non dovremmo solamente chiacchierare con Tony, eh? C'è qualcosa che non va. Si è bloccato. Aspetta, credo di aver capito. Ta-da! Le concedo l'accesso all'elegante castello di Sir Stark. Sì, gliel'ho spaccato, però va bene. Ok, calma. Bello però. Almeno sembra che sia sveglio. Questa non è una delle sue... migliori 5 canzoni per spaccare tutto? Già, la cara numero 4. Benvenuti ad Acri Dorati! Ah, non può essere vero. Finiamola in fretta. Quindi Tony Stark... Quel Tony Stark vive qui. Sì, così pare. Tony? Ehi, Bruce. Nottataccia. Oh, da 5 anni. Beh, tranquillo. Lo era. Io... No. Ehi, smettila! Ciao, scusa, tu chi sei? Kamala. Beh, Kamala. Il tuo amico dagli occhi verdi non è gradito qui. Ok. Me lo merito. Bravo, puoi dirlo forte. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Era questa la domanda, Bruce. Era questa la domanda! Mai controllato i calcoli. Hai mai controllato? È stato un furto, Bruce. No. Ci hanno fregati. No. Il reattore a Terrigen era instabile e tu lo sapevi. Lo sapevi, ma l'hai comunque presentato davanti a tutto il mondo. E allora ci arrendiamo? Noi non ci siamo arresi, Tony. Abbiamo fallito. Almeno io riesco ad ammetterlo. No. Abbiamo fallito con Cap. Con lui.
Non so per quanto vorrai restare arrabbiato con me e non mi importa. Prenditi il tempo che vuoi. Ma la ragazza è un'inumana. È colpa nostra. E ha bisogno d'aiuto. Io non posso, non posso. Non puoi cosa? Mi stai abbandonando? Ehi, non prenderla sul personale. No, lui è fatto così. No? Perché non ti guardi bene intorno, eh? Io non so badare a me stesso. È stato un errore. Su questo siamo d'accordo. Quindi lascerete entrambi perdere? Siete stati incastrati! Hanno assassinato Cap! Credi che non lo sappia? Eh? Ho rivissuto quel giorno nella mia testa migliaia di volte. Gli Avengers si sono presi la colpa nonostante abbiano salvato tutti. Quel Tarton ne è uscito perfettamente. E indovina? Non importa a nessuno! A nessuno. Serviva qualcuno da incolpare e lui gliel'ha fornito. Quindi, a meno che non abbiate qualche prova incredibile, vi suggerisco di andarvene da casa mia. Che cos'è? La prova. Spero ne valga la pena. Questo è fondamentale. Non potevate dirlo prima? No, no, no. Non sederti. Sono ancora arrabbiato. Dove l'hai preso? Ho scoperto la password su un blog della Resistenza. Notevole. Sai, la tua password era "Io sono Iron Man". Davvero? Ah, l'avevo cambiata. Figlio di... Oh, lo so, è incompleto. C'è un'intera cartella sul server IM. No, no, c'è dell'altro. Cosa? Già, furbo, hanno criptato il file, sembra danneggiato. Un paio d'ore e avrete il resto. Che cos'è? Chi è Tiny Dancer? Oh no. Dobbiamo andarcene. Cosa? Conosci questo fan spudorato di Elton John? Mi ha aiutato a lasciare il jersey. Non sarei qui se non mi avesse detto dell'IM. Davvero? Tiny Dancer? Ascolta, dobbiamo andarcene. Ora! No, beh... io avrei scelto Rocketman. Ok, vado a vestirmi. Tu hai un'armatura? Sì. Forse, tipo. Vedremo. Scusate, vado a mettermi qualcosa di più adatto. Ok, possiamo finalmente giocare con Iron Man. E ragazzi, io ve l'avevo detto, il fatto che Bruce Banner abbia fatto quella dichiarazione è un elemento molto importante secondo me all'interno della trama. Lo avete visto, Tony ovviamente ce l'ha con lui per quello che ha detto. E in parte sono d'accordo, nel senso che è vero, probabilmente il reattore già di suo era abbastanza instabile. Figlio di una... Beh, sembra che Tiny Dancer dicesse la verità. Cioè, il reattore probabilmente già di suo era abbastanza instabile, però... Qui ci prendiamo intanto lo spara-spara. Però è anche vero che comunque il vero responsabile era il dottor Tarton, che ne è rimasto completamente illeso. Prendiamo il volo. Altri imbucati alla festa. Ok, anche le gambe ce le abbiamo. Ok.
Tra l'altro, una lacrimuccia va fatta scendere per il doppiatore che è lo stesso di Joel di The Last of Us. Se non avete seguito, ragazzi, la serie di The Last of Us parte 2, la trovate tra le playlist. Ok, intanto mi sono potenziato un pochino, eh. Per fortuna non ho PC, adesso sarebbero su tutte le furie. Tu hai sempre amato le entrate a effetto, Tony Stark. Com'era la mia? Ti darei 7 su 10. Che bello vederti, Giorgi. Vai in palestra? Hai rubato altre compagnie miliardarie? Soltanto la tua. Ehi, quella finestra ve la ripaghi, Tarton. È la tua nuova dimora. Mi aspettavo più specchi. Ho eliminato tutto quello che non mi dava gioia. Immagina a quale categoria appartieni tu. Consegnaci la ragazza, Stark. Se lo faccio, ve ne andrete dalla mia proprietà. Signor Stark. Scherzando, ragazza. Stai vicino al nostro amico verde. Basta giocare, bambini. Ok, stavo un attimo prendendo familiarità con Iron Man. Allora, ci sono un sacco di cose da dire. Intanto questo attacco non lo posso schivare, sembrerebbe. Vai, 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 spacca, 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 spacca. Ok, mi sono fatto esplodere e va bene. Ecco, questo è importante da capire. Questo qua è importante da capire. Come avete visto, come ha detto sia Tony che Kamala, il dottor Tarton può controllare delle macchine, in generale può controllare le macchine. Sia i robottini, sia quei robottoni giganti che avete visto prima. Questo probabilmente, mi verrebbe da pensare, è legato al siero che gli ha dato Monica. E tra l'altro, se siete fan Marvel, penso l'abbiate intuito, il dottor Tarton è molto 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 simile, sta diventando molto molto simile e ha poteri molto molto simili a quelli di un nemico famoso degli Avengers. Lascia che ti presenti una cosuccia che chiamo Tecnocinesi. Bel nome, sembra uno scioglilingua. Vedete, questa Tecnocinesi è il potere che ha di comandare le macchine. Devo dire che mi piace lo stile di combattimento di Iron Man. Volante, abbastanza dinamico. Cioè schiva parecchio. E poi vabbè il volo, ovviamente. Deboli? Per questo hai inviato un esercito per abbatterla? Vero? Lo prenderei come un complimento in effetti. Aia. Aia. Ma vabbè, giocando in tre è easy proprio. Vediamo un po' la finisher. Secondo me si è fatto malissimo a tirare una gomitata così. Hai sentito la testimonianza del dottor Banner, Stark? Gli Avengers erano pericolosi. Non sono stato io a finarvi di sciogliermi. Tutto questo per me? No, non dovevi disturbarci. Non ti montare la testa. Non ho nemmeno mosso un dito. Aia, mi congelano, ferma un po'. Aia! Qualcuno che mi vuole attaccare che posso far... No, no, no. Ah, quest'affare c'ha anche la vita delle torrette, quindi volendo posso buttargli giù le torrette. E poi uccidere il resto. Parlatemi della vita qua, che sennò crepo. Ok, sta battaglia mi sta prendendo un sacco. Mi sta veramente prendendo.
la logica e la ragione. Perché iniziare ora? Aspetta! No! C'erano le mie cose! Come ti senti? Mai stato meglio. I vostri sintetici sono inutili. Se avessi potuto occuparmi di Hulk e Khan, ora l'archivio sarebbe intero. Bada come parli. Non sei più tu a dettare le regole. È lui. Quando ero giovane, ho trovato un cucciolo di lupo nella foresta dietro alla nostra fattoria. Cosa? Mio padre disse che era pericoloso. Mi ordinò di abbandonarlo. Io invece lo nutrii, decisi di dargli un nome. Lo guardai giocare con il mio amato cane Darwin. Stai solo sprecando il mio tempo. Credevo che se gli avessi dato delle regole e dei paletti, probabilmente avrei potuto incanalare il potere di quella bestia. Hai finito di farne giocare? Pensavo. Qualche mese dopo, mentre cacciavo, il giovane lupo si rivoltò contro di me, ringhiando, con la bava alla bocca. Darwin guadagnò un po' di tempo per permettermi di chiamare aiuto. Lasciami! Mio padre sparò al lupo, ma ormai era troppo tardi. Darwin a quel punto era stato fatto a pezzi. George, ci servi. Mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Vattene, per favore. Jarvis, non sei invecchiato di un giorno. Bentornato, signor Stark. Mi sei mancato, amico. Sei pronto a iniziare? Sono operativo. Cominciamo dalle brutte notizie. La chimera opera tramite alimentazione secondaria. Rilevati ingenti danni allo scafo. Motori offline, climatizzazione. Quindi è messa male? Lo definirei un riassunto adeguato. Ok, dobbiamo rimettere in moto la nave. Prego. L'AIM sa che è qui, quindi non dovrà essere qui quando arriveranno. Cosa? Va bene, mentre pensiamo a ripulirla, potresti controllare una cosa per me? Certo, signore. Vedi se riesci a decifrare questo file. Subito. Ok, nuovo eroe disponibile Iron Man, che però ha ancora l'armatura a scaccia. Va bene, dobbiamo riparare il velivolo. Nel frattempo, penso che con quest'ultima animazione, con quest'ultima cinematica, abbiate intuito, se siete fan Marvel, se conoscete un minimo il mondo Marvel, di chi si tratta, ovvero cosa sta diventando il Dottor Tarton. Jarvis, domanda estemporanea. Dove teniamo le candele? I nuclei di avviamento sono nell'angolo in fondo al ponte inferiore, signore. Bingo! Ho vinto un premio, signore. Hai vinto il premio più grande di tutti. Il mio affetto. Molto emozionante. Wow. L'ho sentito veramente molto emozionato, Jarvis. Qui, ragazzi, vabbè, entra in gioco uno dei personaggi, secondo me, migliori dell'universo Marvel, assolutamente. Credo di aver trovato il problema. Devo solo... Oh! Sono i nuclei di avviamento. Aspetta, i mech più grossi dell'AIM non usano nuclei simili. Se riuscissimo a recuperarne uno, potrei rimettere in sesto la nave. Indubbiamente, signore. Ma qualcuno dovrebbe procurare quei nuclei di avviamento. Già, e la mia armatura è quello che è. Forse potrei mettere insieme qualcosa? Cercherò dei pezzi di armatura avanzati nell'inventario. Grazie, amico. Ehi, Tony, sto ancora lavorando alla porta. Ma potresti controllare Kamala? Credo abbia disattivato il comunicatore. Oh, ok. Certo. Sai, tutta questa storia. Probabilmente è difficile accettarla. D'accordo. E qui nel frattempo c'è Iron Man e Hulk che si improvvisano genitori praticamente di Kamala, perché... Non ho ben capito come funziona il sistema di casse, nel senso, tutte le casse che sono in giro per un po' qui le livellivolo, un po' semplicemente il mondo di gioco, non so se possiamo poi ottenerle.
Sì. Non so se possiamo ottenerle con tutti quanti, quindi dobbiamo magari calibrare un attimo quante casse prendere per ogni personaggio, oppure se sono esclusive di ogni personaggio. Comunque lo capiremo più avanti. Oh! Ehi! Hey, scusa! Devi bussare! Io ho provato a bussare. Sai, Jarvis aiuto? Pare che i meccanismi di chiusura di alcune stanze della Chimera non siano attivi. Esatto. Sistemo io. Sì, per favore. Ci incontriamo sul punto di comando tra 10 minuti. Perché non vieni? Lo so, io... sono ridicola. Sì, certo. Ma... No, lo siamo tutti. Fa parte del lavoro. Sai il costume di Thor? Il mantello? Spallacci dorati? È ridicolo. Mi piace questo... Oh, è un burkini. Me l'ha comprato mia madre. Le donne musulmane lo usano per lo sport. Magnifico. Ok, allora mi cambio. Ehi, aspetta. Vedi, si tratta di atteggiamento. Devi indossarlo credendoci. Fa vedere. Puoi fare meglio di così. Sì, ora ragioniamo. Ok, potrei darti una mano con dei miglioramenti. Ho già un paio di idee. Davvero? Sì. Oh, e se Bruce dice qualcosa, ricordagli che indossa dei pantaloncini elasticizzati. Bruce, la ragazza sta bene. È tosta. Mi piace. E ride alle mie battute. Sì, si fa amare. Ehi, ci vediamo al laboratorio tecnico. Ho quasi sistemato la porta. Sapete dove è il laboratorio? Ah, qua davanti a me. Cioè, vabbè. Abbiamo sbloccato intanto il primo costume per Miss Marvel. Devo dire, non uno dei migliori, però è esigenza di trama, nel senso che è un po' la prima, diciamo, supereroina etnica. Stai ancora lavorando a questa porta, eh? Devo solo rimuovere l'intera centralina e riconnettere il... Ben fatto, amico. Non era così difficile. La nave sta cominciando a tornare in forma, eh? Sei in cerca di complimenti? No, era solo un'osservazione. Se vogliamo muoverci, dovremmo trovare una fonte di energia alternativa. La Chimera è stata costruita per il Terrigen, ma posso convertirla in modo che usi qualcosa di meno esplosivo. La mia vecchia officina avrà l'occorrente. Sto esaminando la regione in cerca di fonti, ma ci vorrà del tempo per individuare potenziali tracce di nuclei di avviamento. Beh, nel frattempo mi serve un'armatura. Dove posso trovare i pezzi per riparare la macchina costruttiva? Quando vuole, ho individuato un ottimo luogo e inviato le coordinate al tavolo strategico. Tavolo strategico, ok. Riparo la macchina costruttiva, creo una nuova armatura e poi rimetto in volo la Chimera. Ok. Quindi abbiamo... Ok, abbiamo sbloccato l'armatura prototipo. Non bellissima, ma una... Almeno un'armatura, insomma. Vediamo un po'. Beh, no, beh, ci sta, Ma è molto figa. Voglio vedere le armature di Iron Man, perché secondo me... sono veramente spettacolari. Allora, teoricamente l'armatura, quella che usavamo prima, dovrebbe essere questa. Sì. Però ce ne saranno sicuramente di più belle. Tipo, no, questa tutta dorata non mi fa impazzire. Questa qua, che dovrebbe essere la più leggendarissima. Carina. Non esageratamente carina, ma... Tipo, questa è molto molto figa, invece. Ci sono quelle un po' più pompate, quelle di questo tipo. Quelle normali. E quelle un po' più futuristiche. Devo dire, non male. Ok, dobbiamo adesso iniziare un'altra missione, ma lo faremo nel prossimo episodio, perché per questo può anche essere tutto. Quindi nel prossimo episodio andremo a cercare questa fonte di energia per la Chimera, in modo tale da poterla rialzare, riattivare e farla volare via. Immagino che poi scopriremo magari anche qualche nuovo Avenger, sicuramente, nei prossimi episodi. Detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.